Ciao, siamo i Blind Full Love, io sono Tommaso, Piero, Marco. Il nostro CD si intitola La strage di Cupido e lo trovate in tutti i negozi di dischi. La frustrazione è sempre più forte, non riesco più a dormire. I tre inediti, La strage di Cupido, che poi è quella che dà il nome all'album, Come eri un tempo, che sarebbe il nuovo singolo, e Balli a ritmo nucleare, che è una canzone un po' diversa dalla nostra tipologia di scrittura di sempre, insomma. La strage di Cupido è una nostra reinterpretazione della figura mitologica di Cupido che conosciamo tutti, il bambino angelico che spara le frecce per far innamorare le persone. Diciamo che noi abbiamo deciso di fargliele uccidere le persone, quindi questo Cupido l'abbiamo fatto diventare vecchio. Segue una sorta di missione, cioè una missione mentale precisa, cioè appunto quella di uccidere gli innamorati, fino a che non si ritrova da solo, quindi anche pentito, e nella parte dello special della canzone dice: addio Cupido, addio, un cappio ben stretto per morir contento appeso ad un ramo di pesco. Cioè, in poche parole, decide di impiccarsi, come un po' ricorda un po' la storia di Giuda, no? Finché durerà, saranno giorni dipinti di me. Balli a ritmo nucleare è una specie di riflessione su quello che potrebbe succedere in un mondo futuro se questo nucleare prendesse troppo piede. Quindi se al posto, per esempio, delle case venissero costruite delle enormi centrali nucleari con le ciminiere, le varie radiazioni, quindi scoppi nucleari qua e là, nel ritornello dice faremo balli in maschera, che non balli in maschera con la maschera di carnevale, ma balli con la maschera antigas, cioè questo, diciamo, doppio senso. Quindi è una sorta di visione futuristica, apocalittica del mondo nucleare. Invece Come eri un tempo è paradossalmente, è il nuovo singolo, è paradossalmente la canzone più semplice fra le tre. È una canzone d'amore, di un amore che finisce fra due individui. Il motivo è appunto, come dice il titolo, Come eri un tempo, ti vorrei come eri un tempo, cioè uno delle due figure, non si sa se l'uomo o la donna, si annoia di questa situazione, che poi sarebbe l'anoressia, anche se non detta in modo esplicito, si capisce da poche parole, come per esempio ricoperto da una pelle sottile. Quindi niente, questo amore finisce per causa di questa malattia. Sono stati inseriti strumenti che non avevamo mai utilizzato prima, come per esempio la chitarra classica, c'è la voce lirica di una cantante, sì, alcune parti di sitar che in Come eri un tempo che la caratterizzano, poi danno quell'area un po' orientale. Quindi sì, abbiamo deciso di fantasticare un po' sugli arrangiamenti, sulle sonorità, anche su la composizione stessa, alla fine, che cioè, più elaborata, è stata un po' più pensata, non è stata proprio istintiva. Per esempio La strage di Cupido prima durava 3 minuti di più. Poi abbiamo deciso di accorciarla per tanti motivi. Niente, alla fine poi dipende da pezzo a pezzo. Appunto, Balli a ritmo nucleare è una canzone che non aveva mai scritto prima. È una canzone un po' diversa dal normale. C'ha un ritmo più serrato. Nel ritornello addirittura abbiamo deciso di mettere il Charleston in sedicesimi, come si usa praticamente, più new wave, quindi un po' più moderna. Anche se non ci appartiene poi, però abbiamo deciso di fare, di provare, abbiamo deciso di mettere qualcosa di nuovo. Abbiamo usato diversi bassi, tra cui uno Spector, uno Spector 5 corde. Utilizzato poco per questi pezzi, E anche sempre uno Yamaha 5 corde. E invece a livello di strumentazione abbiamo usato comunque Ampeg, sia per la testa che per la cassa. C'ho una DS e le misure sono grandi, diciamo, che sono ispirate, insomma, al set di John Bonham, che è un po' il mio idolo.
E poi i piatti, ho utilizzato piatti UFIP, sono endorser UFIP. E niente, diciamo, e poi si è pestato, come si deve fare.